Anticipazioni Beautiful, trama puntate, dal 7 al 12 novembre 2022. Eric e la strana proposta a Quinn. Lunedì, 7 novembre 2022. Finn è molto rammaricato e sfoga tutta la sua sofferenza legata al fatto che Steffi non voglia accettare la sua madre biologica con Paris. I due sono molto in sintonia e la ragazza sembra essersi presa una cotta per lui. La Buckingham non esita a confessargli le sue paure, teme che, prima o poi, Steffi, che è il suo capo, possa venire a conoscenza del loro segreto, ovvero del messaggio contenente un cuore che lui ha inviato in risposta a Sheila. Quest'ultima, intanto, è ancora in ospedale. Steffi raggiunge il marito e tenta disperatamente di fargli capire che la Carter sta bene e che ha soltanto inscenato il malore. Inoltre ritiene che non debba chiamare quella donna madre, visto che è stata lì a crescerlo e ad accudirlo. Finn insiste, preferisce attendere il risultato delle analisi. Poi, esce dalla camera lasciando la moglie sola ed in lacrime. Martedì, 8 novembre 2022. La Carter finge di essersi ripresa e chiede un bicchiere d'acqua a Steffi con la voce debole. La giovane le assicura che quando Finn capirà che ha soltanto finto il suo malessere, chiuderà per sempre i rapporti con lei. Sheila la invita a prendere il suo cellulare. Scioccata, Steffi nota l'emoji a forma di cuore che Finn ha inviato alla donna. Brooke è molto dispiaciuta per il dramma che sta vivendo la figliastra e si augura che il marito allontani al più presto la madre. Paris torna in azienda e Zende le fa notare che non fa altro che parlare di Finn. Imbarazzata, la ragazza se ne va. Brooke e Ridge notano la tensione e chiedono a Zende se la Buckingham sia preoccupata per Steffi e Finn. Il Dominguez risponde semplicemente che non vuole che nessuno si frapponga tra i Finnegan, lasciando velatamente intuire l'interesse di Paris per Finn. Mercoledì, 9 novembre 2022. Paris raggiunge l'ospedale. Non esita a chiedere a Finn aggiornamenti sulla salute della madre, mostrandosi fortemente in apprensione. Ridge aggiorna Eric e Quinn su quanto accaduto a Sheila. Per la matriarca non ci sono dubbi, quella donna sta fingendo in modo da ricevere le attenzioni del figlio. Più tardi, Quinn è con Carter che non esita a spendere parole dolcissime per lei. Eric li scorge insieme ed inizia ad origliare la loro conversazione. La Fuller, così, decide di raccontargli il segreto del marito, quello legato all'impotenza. Sheila continua a discutere con Steffi, facendo in modo che scatti l'allarme di emergenza e richiamando a sé Finn, che accorre prontamente al capezzale della madre. Mentre lui la abbraccia e la stringe teneramente a sé preoccupato che possa avere un infarto, Steffi guarda incredula suo marito. Giovedì, 10 novembre 2022. Sheila fissa la nuora con aria di sfida che se ne va via indignata. Eric organizza una cena per Quinn, che gli fa notare come possa esserci molto altro in una coppia oltre al lato intimo. Il patriarca, però, non ne è affatto convinto. Ed anzi, non vuole che sua moglie rinunci alla passione per lui. Dopo un po', il Walton li raggiunge. Sorpreso, chiede il perché della convocazione. Il patriarca gli rivela di aver scoperto di avere una disfunzione erettile. La Fuller è scioccata, perché gli ha fatto tale confessione? In ospedale, Finn riceve i risultati delle analisi di Sheila. Scopre che sta bene e che, presumibilmente, ha solo inscenato lo svenimento. Pertanto, chiede alla madre di non interferire più nella sua vita. Dopo queste dure parole, la Carter si dispera e fa una promessa a se stessa: Steffi non avrà vita facile, la pagherà a caro prezzo. Venerdì, 11 novembre 2022. Wyatt è con Liam e insieme si confrontano sulla ritrovata unione di Eric e Quinn. Il primo spera che sia acqua passata e che i Forrester abbiano trovato un modo per far funzionare nel modo migliore il loro matrimonio. Alla Forrester Creations, Katie e Brooke si meravigliano di quanto tempo sia passato dall'ultima volta che si sono trovate a pranzare insieme. Arriva Donna e le sorelle la esortano a riconquistare Eric. Insieme, formavano una coppia formidabile. Il patriarca, intanto, spiega a Carter e Quinn che lo guardano increduli di aver pianificato un incontro piccante per loro. Aggiunge di essere perfettamente consapevole della loro connessione e di volerla incoraggiare, in quanto lui, essendo impotente, non può più garantire una vita intima alla moglie. Carter lo blocca subito, non può e non vuole fare una cosa del genere. Sabato
Sabato, 12 novembre 2022. Carter e Quinn non intendono assecondare il piano di Eric. Ma quest'ultimo non demorde e, il giorno seguente, consegna alla moglie una busta da portare al suo amante con all'interno una lettera ove lo mette al corrente delle sue intenzioni. Sebbene combattuti, Quinn e Carter finiscono per cedere alla passione. Donna, intanto, ritiene che Eric sia l'uomo della sua vita. Sentendo le sue parole, Brooke passa all'azione e telefona ad Eric, al quale chiede di riflettere sulle sue ultime vicissitudini sentimentali. Steffi e Finn, felici come non mai, organizzano una giornata al mare con Hope, Liam ed i bambini. Le due coppie si ritrovano a parlare degli ultimi intrighi di Sheila e il dottore specifica che non permetterà più a quella donna di interferire. A fine giornata, i Finnegan amoreggiano in salotto. Paris entra mostrandosi molto infastidita. Anticipazioni Beautiful, puntate americane. Katie è l'attrazione per Carter. Una nuova love story è pronta ad emozionare i telespettatori della longeva soap statunitense. Come riportano le anticipazioni Beautiful sulle nuove puntate americane, Katie Logan, nel corso di un confronto con il suo ex marito Bill Spencer, abbandonerà per sempre i propositi di ritornare a far coppia con lui e salvare, così, il suo matrimonio. Inoltre, nella vita della donna comparirà Carter Walton, il quale le rivelerà i motivi della fine della sua relazione con Quinn Fuller. E per finire, cambiamenti in arrivo anche per quel che riguarda Pam Douglas, l'attrice che veste i suoi panni è pronta a lasciare il cast. Anticipazioni Beautiful, puntate americane. Katie e Carter, una nuova coppia? Intanto Bill ripensa a Brooke. Arrivano notizie incredibili con protagonista Katie Logan. La donna volgerà lo sguardo altrove e, come precisano le anteprime d'oltreoceano, metterà per sempre la parola fine al suo rapporto con Bill Spencer. In tempi non sospetti, vi abbiamo parlato di grandi cambiamenti che sarebbero avvenuti sia nella vita del Walton che della sorella di Brooke. L'avvocato, dopo l'addio di Quinn, collegato all'addio di Rena Sofer alla soap, diventerà di nuovo protagonista, pronto a rimettersi in gioco. Ma cosa accadrà con esattezza? Le anteprime indicano che Katie, sicura di non voler più dare un'ultima possibilità al magnate, certa di subire delusioni o tradimenti, deciderà di chiudere con lui, affermando di non essere ancora riuscita a metabolizzare le diverse liaison vissute con Brooke Logan. E, inaspettatamente, diventerà confidente di Carter. Il legale troverà molto entusiasmante e piacevole scambiarsi confidenze con lei e, ritenendola una vera amica, arriverà perfino a rivelargli i motivi del suo allontanamento della Fuller. Gli spoiler in nostro possesso non ci consentono di scoprire che cosa esattamente si diranno, ma quel che è certo è che la verità scioccherà particolarmente la Logan. Quest'ultima, poi, dopo qualche giorno, farà una mossa inaspettata ed audace. Di cosa si renderà protagonista? Rivelerà a Walton di essere attratto da lui e di volerlo conoscere meglio? Quel che è certo è che Katie, invece di provare a recuperare il suo rapporto con Bill, dirà di essere pronta a vivere un nuovo amore. Intanto il magnate, notando la sua ex particolarmente distante e fredda nei suoi riguardi, proverà ad indagare e sarà così che assisteremo ad una dura discussione tra loro, nel corso della quale la donna prenderà una sofferta ma necessaria decisione. Vedremo che rinfaccerà a Bill il fatto di non aver mai veramente dimenticato Brooke, la quale, nel frattempo, starà vivendo uno dei periodi più bui della sua vita, a causa della scelta di Ridge di rifarsi una vita con Taylor. Bill, però, negherà di provare ancora qualcosa per la bionda e rimarcherà il fatto di rivolere la sua famiglia unita come un tempo. Aggiungerà che la cognata sta soffrendo a causa dello stilista e che non si sognerebbe mai di ritornare con lui. Katie, dopo queste parole, si sentirà molto ferita, affermando di essere certa di una cosa: se la mente della sorella fosse libera dal pensiero dello stilista, lui non ci penserebbe due volte a riconquistarla. Ferita, la donna andrà via mentre in una scena successiva vedremo l'editore ripensare a tutti i bei momenti trascorsi con Brooke, lasciando chiaramente intuire di non averla mai veramente dimenticata. Inoltre, nel commentare la reunion Taylor Ridge, non esiterà a criticare aspramente il rivale, arrivando a spendere durissime parole per lui nonché a definirlo un vero e proprio sciocco. Infine, ulteriori spoiler indicano che lo Spencer citerà anche Aspen, la splendida località montana del Colorado che ha fatto da cornice al ritorno di fiamma tra i genitori di Steffi e Thomas. E, ripensando al suo chalet, venduto a Steffi, rammenterà tutti i momenti di passione vissuti proprio con la cognata. Katie, dunque, non si sbaglierà affatto riguardo al suo ex. E che cosa deciderà di fare? Inizierà a conoscere meglio Carter? Non dimentichiamoci di Brooke.
La Logan si batterà per far capire a Ridge di essere lei la sua anima gemella e non la psichiatra, oppure si rassegnerà di fronte al suo destino ed inizierà ad interagire nuovamente con Bill? Questa ultima ipotesi è più che plausibile, dato che Bill busserà alla porta di Brooke per farle sentire tutta la sua vicinanza. Anticipazioni Beautiful, puntate americane. Alley Mills, ovvero, Pam Douglas lascia la soap. In arrivo su cose novità per quel che riguarda il cast di Beautiful. Oltre all'addio di Rena Sofer, l'interprete di Queen Fuller, tra circa un anno noi telespettatori italiani assisteremo anche a quello di Alley Mills, che impersona Pamela Douglas, la sorella della defunta Stephanie Forrester. Il personaggio è entrato in scena nel lontano 2006 quando la matriarca rivelò di aver mentito riguardo a sua madre Anne, la quale, contrariamente a quanto aveva fatto credere ad Eric e dai suoi figli, non era morta bensì viva ed in compagnia di Pam. Da quel momento in poi, il personaggio di Pam si è fatto conoscere per le sue innumerevoli sfaccettature. Da donna remissiva e pronta a mettere da parte amore e lavoro per dedicarsi interamente alla madre è passata, in men che non si dica, a Dark Lady pronta ad agire a suon di terribili macchinazioni. Successivamente, è emerso che la donna è affetta da un disturbo bipolare aggravato da una massa al cervello causata da una caduta avvenuta durante l'infanzia. Con il passare degli anni, il ruolo della Douglas è diventato secondario e il suo personaggio da Dark è diventato, di contro, perfetto per teatrini e scene a sfondo, comedy. Da diversi anni, la Mills non è più presente nel cast fisso di Beautiful, ma viene inserita solo per sporadiche apparizioni. La situazione, però, è destinata a cambiare ancora in quanto l'attrice è stata ingaggiata nella soap General Hospital. Resta da capire come lascerà la serie dei Forrester e se continueremo a vederla nelle occasioni speciali, ad esempio matrimoni, feste di famiglia, come guest. Ma ancora. Un'altra novità riguarda Douglas Forrester, figlio della defunta Caroline e di Thomas. A breve, in America, Henry Joseph Samiri riprenderà a vestire i suoi panni. Il giovanissimo attore, da un po' di tempo, era stato sostituito da Django Ferri. A breve, però, il ragazzino avrà nuovamente il suo vecchio volto. Attualmente, negli episodi in onda sulla CBS, Thomas ha cominciato una vera e propria battaglia contro Hope e Liam, determinato a riprendersi il ruolo di genitore principale del figlio. Ci riuscirà? E soprattutto, farà soffrire Douglas a causa delle continue discussioni tra i suoi familiari? È tutto da scoprire. Beautiful tornerà a breve con vicende appassionanti e sempre più intriganti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace ed iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.